un po' raffreddato, stanotte mi è venuto un po' di raffreddore, comunque nulla ci ferma a fare la nostra giornata stress con il nostro iPhone 13 Pro. Come avete già visto ragazzi, ho già fatto appena sveglio un po' di Instagram, un po' di Telegram, ho fatto un po' di WhatsApp, ho fatto mail e ho fatto un po' di Safari. E quindi direi che già un pochino l'abbiamo stressato. Quindi ragazzi, restate collegati e adesso iniziamo la nostra giornata stress con il nostro iPhone 13 Pro. Ragazzi, devo dire che quest'iPhone, dalle prime cose che vedo, si sta comportando veramente bene. Come al solito, lo ripeto, sto riprendendo sempre dalle sue fotocamere e sto provando un po' tutte e mi sta piacendo moltissimo questa nuova ultra grandangolare. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E io continuo a fare un po' di lavoro e tra un po' andiamo a metterlo sotto stress anche con un po' di corsetta. Lo porto con me, faccio qualche video e vediamo come si comporta appunto. Come avete visto, sto andando anche a correre. Questa, come già detto, è la mia giornata stress. Cuffiette, quindi sempre il nostro iPhone collegato. Devo dire che queste fotocamere sono uno spettacolo, come avete visto anche dalle riprese. Ora io sto riprendendo con la grandangolo, mentre corro non so quanto sia stabile, ditemelo voi nei commenti. Comunque è all'incirca mezzogiorno, devo dire che a livello di batteria tiene molto bene. Questa ragazzi invece è una ripresa con la grandangolare normale, non con l'ultra grandangolo. E ditemi sempre nei commenti se vedete differenza, quale secondo voi è meglio stabilizzata. Naturalmente ragazzi ho al polso tutta la giornata il nostro fedele Apple Watch. Sono anche fermato a fare qualche foto e soprattutto ho voluto sperimentare un po' la macro, che devo dire che è tanta tanta roba. Certo, non so chi di noi tutti i giorni userà la macro, ma sicuramente anche lo spezzone del video iniziale con la scarpa da corsa l'ho iniziato con la macro. E magari per avere un'inquadratura diversa. Ho fatto vedere uno spezzone da ultra grandangolare a macro per farvi vedere appunto la differenza. E ora sempre nei commenti fatemi sapere con questa camera qua, che è quella anteriore, per capirci quella con il Face ID, ditemi voi come stabilizza e se vedete differenze con le altre. Ragazzi, ora un po' di defaticamento. Devo dire che quest'iPhone a livello batteria non si sta comportando per niente male, e soprattutto a livello fotocamere, perlomeno da quello che vedo io. Poi fatemelo sempre sapere voi qua sotto nei commenti. Comunque ragazzi, adesso mi fa una bella doccetta e poi ho un aperitivo. Continuiamo a stressarlo durante il giorno. A dopo. Sono venuto all'aperitivo. Ora vi posto qua una foto che ho fatto rigorosamente sempre con la nostra macro nuova, che io sono innamoratissimo. E l'ho fatta sopra a uno spritz, l'ho fatta molto velocemente perché comunque stavo a parlare con un amico. Però è un'inquadratura diversa da come siamo abituati a vedere le foto con gli smartphone. Fatemi sapere a voi che effetto vi fa. Comunque ho fatto tanto WhatsApp, ho risposto a parecchi commenti su YouTube, inoltre ho fatto un bonifico con la banca, insomma ho stressato il telefono e devo dire che ancora si comporta egregiamente. Poi considerate che ho fatto tutte le riprese con lui da questa mattina fino adesso e devo dire si sta comportando bene.
Ragazzi, eccoci qua, sto nel mio studio, sto facendo un po' di montaggio video e vi volevo aggiornare sul fatto che sono le 3:30 del pomeriggio e il nostro iPhone sta al 50% della carica. L'ho usato molto, ho fatto tanti messaggi, anche Instagram, storie, e devo dire che si sta comportando bene. Non sto stressando naturalmente lato video e lato foto, quindi direi che ci siamo. Ora andiamo avanti e vediamo ancora come si comporta da qui in poi. Sono le 8, praticamente ora di cena, e il nostro iPhone sta tra il 35 e il 40%. Direi non male, e è anche vero che ho fatto parecchio montaggio video e quindi l'iPhone, a parte qualche messaggio e un paio di chiamate, non l'ho stressato più di tanto. E comunque devo dire che non male. Ci aggiorniamo più avanti. Una cosa importante che non vi ho detto è, come vedete dal grafico, che l'iPhone io l'avevo messo a caricare tipo all'una, alle 2 era al 100%, l'ho tolto dalla carica e poi io non sono andato subito a dormire, ci ho smanettato sopra un altro po' e quindi ho scaricato un buon 10% e sono arrivato tipo al 90%. Poi l'ho messo sul comodino, sono andato a dormire, la mattina 8:30 mi sono svegliato e stava sempre al 90%, quindi c'è anche da dire che quando sta in stand-by, ma questa non è una sorpresa, si sapeva, praticamente il consumo dell'iPhone è nullo rispetto invece al Z Fold e agli Android in generale, però questa è una cosa che ci tenevo a dirvi. Invece l'ho usato intensamente, ci ho fatto anche qualche gioco, dalle 2 tipo fino alle 3, un'oretta, e mi ho scaricato un 10%. Questo ci tenevo a dirlo perché l'iPhone questa mattina alle 9 non è iniziato al 100%, ma è iniziato al 90%. Questo è un plauso ancora maggiore per l'iPhone, secondo me, perché comunque, come sapete, quando si inizia al 100% la scarica è un po' più lenta, dal 90 già comincia a perdere un po' di più, quindi direi che molto molto bene. Siamo giunti al termine della nostra giornata, io probabilmente mi guarderò un film prima di andare a letto, comunque sono le 10:15 e siamo più o meno al 25% di batteria, direi che ci sta, e decisamente l'iPhone 13 Pro ci porta tranquillamente a fine giornata, considerando che oggi l'ho usato abbastanza il nostro iPhone, ho fatto tutto con lui, tutte le riprese forse tranne una, quindi direi che tanta tanta roba da questo punto di vista. Le fotocamere sono migliorate tutte e tre, soprattutto la grandangolo è migliorata tantissimo e ha molta più luce adesso rispetto a prima, se non mi sbaglio è arrivata a 1.6-1.8, prima invece era 2.4, quindi capite bene che ha molta più luce questo obiettivo. E se avete visto la recensione del Z Fold, lui è arrivato all'incirca all'8%, una cosa del genere, però lui ha iniziato un'ora prima, tipo la mattina, a lavorare, mentre l'iPhone ha già iniziato un'ora dopo, quindi più o meno direi che forse un pochino meglio l'iPhone, ma stiamo lì direi, anche perché se non mi ricordo male il Fold ha fatto anche la navigazione, cosa che oggi l'iPhone 13 Pro non l'ha fatta. Ragazzi, spero come al solito che il video vi sia piaciuto, se così è stato mettete un bel mi piace e se ancora non avete fatto iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per avere tutti i prossimi aggiornamenti su tutti i prossimi video che usciranno, seguitemi su tutti i social, Instagram su tutti dove vi spoilerò tutte le news come avete visto anche nel video sia della fotografia che della tecnologia, io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao! Thank you.